Per RTN TV siamo in compagnia con una delle voci storiche del calcio Napoli, speaker di Radio Marte, Gianluca Giffuni. Allora, Gianluca, un Napoli che dopo un periodo negativo è tornato a grandissimi livelli, ottavi di finale di Champions League, partita d'andata vinta, stravinta direi, contro il Chelsea, anche in campionato una bella vittoria contro l'Inter, una partita che non era affatto scontata. No, nulla è scontato, buongiorno a tutti, però calma, piedi per terra sia con il Chelsea, perché secondo me il Napoli ha fatto il 50%, non di più, anche se ha vinto 3-1, lì sarà una battaglia che il Napoli deve interpretare come ha fatto per la partita di andata. Ci sono tre fronti aperti, Coppa Italia, Champions e campionato per il terzo posto, quindi tutto è da giocare, ma bisogna giocarlo in maniera intelligente, con una certa logica e soprattutto con gli stimoli giusti e l'approccio giusto a tutti i tipi di partite, a cominciare da quella di Parma di domenica prossima. Per cercare e trovare la continuità bisogna affrontare con la testa la partita contro i gialloblu allenati da Donadoni, allo stesso modo di come si è affrontato l'Inter e come si è affrontato il Chelsea. Per l'obiettivo terzo posto, quali squadre temi di più? Nel Lazio e Udinese, non... Purtroppo il Napoli ha perso molti punti, quindi molta strada nei mesi passati, però credo che ci siano tutte le possibilità per recuperare. Sono tanti i punti, ma insomma, io credo che Lazio e Udinese possano avere un calo. Il Napoli è riuscito a risollevarsi anche per l'apporto di giocatori forse un po' troppo preventivamente messi da parte, mi riferisco a Grava, lo stesso Britos, anche se ha patito un grave infortunio. Grava, Britos, Gemaili, Pandev e uno tra Zuniga e Dossina sono i cinque giocatori che sono titolarissimi come gli altri 11, quindi il Napoli ne ha 16 certamente sui quali può effettuare il turnover, e questa situazione fino alla fine del campionato e della stagione potrà essere l'arma vincente per Mazzarri. Un'ultima su Lavezzi, ti aspettavi un giocatore che oltre ad essere così esplosivo vedesse la porta anche come un attaccante vero? Per me Lavezzi, dopo Messi, nell'ordine, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Rooney, è il quinto giocatore più decisivo del mondo, quindi non ci sono molte squadre che hanno un giocatore decisivo, il Napoli ce l'ha e deve fare di tutto per tenerselo.